Ciao a tutti amici di TV Qui e benvenuti alla magia della creatività. Io sono Emanuela Tognoni e mi trovo al Necky Shop di Modena che ci ospita per questa serie di appuntamenti dedicati alla creatività. Come ogni puntata, anche oggi vedremo l'utilizzo di alcune macchine, alcuni strumenti per il cucito che potete naturalmente venire a vedere, a provare e ad acquistare qui nel negozio di Via Ricci 46 a Modena. Ma se non siete della zona, non vi preoccupate perché potete anche trovare tutto quanto sul sito internet www.neckyshop.com oppure potete recarvi presso il rivenditore Necky vicino alla vostra zona, insomma, dove vi trovate. Allora, l'8 marzo si sta avvicinando, quindi questo tutorial sarà interamente dedicato alle donne. Si sa, negli ultimi anni è diventata un po' consuetudine uscire fra amiche la sera dell'8 marzo, quindi per questa serata fra amiche ho pensato di realizzare una originalissima borsetta da sera. Eccola qui, siccome non siamo ancora usciti dall'inverno ho pensato di utilizzare l'ecopelliccia come appunto materiale che andremo a cucire oggi, così vediamo anche come si cuce l'ecopelliccia. Realizzeremo questa borsa con questa bellissima tracollina in catena e con il suo bottone automatico per la chiusura, quindi tutta rifinita all'interno con la sua fodera. Vediamo quindi l'occorrente che serve per realizzare questa borsa della festa della donna. Un rettangolo di ecopelliccia di centimetri 32x48, un rettangolo di fodera della stessa dimensione, un rettangolo di ecopelliccia di centimetri 32x24, un rettangolo di fodera della stessa dimensione, 1,5 metri di catena, una chiusura magnetica, uno scuciasole, del filo per imbastire e un pezzettino di stabilizzatore termoadesivo. Come prima cosa andiamo a vedere dove attaccare la chiusura calamitata. Allora, prendiamo la parte, diciamo, esterna della borsa, quella dove ci sarà, diciamo, la tasca esterna, e come prima cosa decidiamo da che parte deve stare il verso della pelliccia, cioè vedete che ha un verso la pelliccia verso il basso oppure verso l'alto. Naturalmente preferiremo avere la pelliccia rivolta verso il basso. Poi sul retro andiamo a trovare un punto dove attaccare verso il basso, quindi della borsa, più o meno, insomma, centrata, piegate un attimo, prendete un attimo la misura, dove attaccare il nostro bottone. Prendiamo una delle due parti, vedete il bottone è composto da due parti e hanno entrambe un dischettino sul retro che serve poi per poterli attaccare al materiale come al tessuto. Allora, quello più sottile lo andremo a attaccare alla fodera, mentre quello più spesso lo andremo a attaccare alla pelliccia, che è appunto anche lei più spessa. Quindi per posizionarlo qui dobbiamo trovare due punti che possiamo anche segnare eventualmente con una penna, con un gessetto. Adesso qui voi non lo vedrete molto perché nero su nero non lo vedete, però datevi due riferimenti per poter fare poi un taglio con lo scuciasole. Questo strumento serve appunto per tagliare i tessuti, qui dentro c'è una piccola lama, quindi inserisco il mio scuciasole in questo modo, passo attraverso il tessuto e creo un piccolo taglietto, poi dall'altra parte alla distanza giusta mi infilo e creo un altro piccolo taglietto. Ora ho creato due fori per poter inserire il bottone e farlo passare. Naturalmente noi lo dobbiamo mettere sul davanti, quindi giriamo tenendo come riferimento questi fori, faccio uscire uno spillo da un foro così me lo ritrovo, giriamo perché sono nascosti dalla pelliccia e andiamo adesso a inserire il bottone dentro ai tagli che abbiamo fatto da una parte e dall'altra parte. Come vedete sul retro sono spuntati fuori le due alette che adesso andiamo a fermare con uno di questi pezzettini di metallo che sono in dotazione con il bottone. Quindi li inseriamo negli appositi fori e pieghiamo le alette verso l'esterno. A questo punto il bottone non si muove più. Ora è il momento di attaccare l'altro bottone sulla fodera, la parte grande di fodera, quindi il rettangolo di 32x48.
Quindi come prima cosa prendiamo la fodera, la andiamo a posizionare sopra al nostro pezzo di ecopelliccia e segniamo con una penna il punto esattamente dove far corrispondere l'altro bottone. Ora questo punto ci serve per andare a posizionare lo stabilizzatore adesivo che ci darà maggiore sostegno per fissare il bottone. Lo mettiamo in questo modo sul tessuto, naturalmente sul rovescio del tessuto, con la colla verso il basso e con il ferro da stiro aspettiamo qualche secondo affinché il calore appunto sciolga la colla e faccia sì che lo stabilizzatore aderisca perfettamente al tessuto. Ecco, qui abbiamo dato un sostegno maggiore per poter poi attaccare il nostro bottone. Naturalmente adesso dobbiamo fare quello che abbiamo fatto in precedenza, e cioè andare a creare i fori per attaccare il bottone. Giriamo quindi il nostro lavoro questa volta con il dritto verso l'alto in modo che vediamo sul davanti dove dover attaccare questo bottone e andiamo sempre a segnare sentendo con il dito qual è la posizione. Prendiamo quindi il nostro scucciasole e poi tagliamo come abbiamo fatto in precedenza, infilando lo scucciasole anche attraverso lo stabilizzatore e creando i due taglietti in questo modo. Prendiamo poi il nostro bottone, lo infiliamo attraverso i due fori che abbiamo realizzato, uno da una parte e uno dall'altra, e come prima prendiamo la linguetta di ferro e allarghiamo così le due alette in questo modo. Ora avremo il bottone in corrispondenza del suo compagno. Eccolo qua. Quindi queste due parti sono pronte. Vediamo adesso come procedere per realizzare il resto della borsetta. Adesso è il momento di prendere il pezzettino rettangolo piccolo della fodera e andarlo a cucire alla parte, diciamo, esterna del davanti dove abbiamo prima attaccato il bottone. Quindi prendiamo il rettangolo, lo mettiamo sopra in questa posizione facendo così combaciare tutti quanti i lati e lo mettiamo sempre dritto contro dritto. Andremo a cucire il lato superiore della borsetta, quindi il lato opposto rispetto a dove abbiamo attaccato l'automatico. Lo cuciamo direttamente con la taglia e cuci, quindi portiamo tutto il lavoro alla taglia e cuci, posizioniamo bene la fodera lungo tutto il bordo superiore della nostra borsetta, della parte davanti, e ci aiutiamo invitando il materiale a entrare sotto al piedino. Poi partiamo con un punto normale della taglia e cuci e utilizziamo due aghi perché, essendo questo un materiale un po' spesso, ha bisogno della cucitura a due aghi. Procediamo lentamente in modo da essere sicuri che tutto il punto venga fatto per bene. Cerchiamo di adattare bene il tessuto alla pelliccia. Manteniamo sempre anche la fodera allineata, soprattutto con il bordo finale, quindi con l'angolino finale, perché devono arrivare perfettamente uguali. Ecco qua il taglio e la cucitura perfetta della taglia cuci, che ci permette di dare così un gusto più rifinito e insomma cucito in modo più professionale ai nostri capi e ai nostri lavori. Quindi la taglia cuci ve la consiglio anche per tutto l'abbigliamento, mi raccomando. Ora, arrivati a questo punto, apriamo la nostra fodera, la riportiamo sul, diciamo, rovescio, e per avere un unico pezzo intero che stia tutto bello allineato facciamo lo stesso lavoro sui bordi esterni che sono rimasti appunto non cuciti. Quindi ci posizioniamo qui, cerchiamo di allineare bene i nostri bordi e qua ci aiutiamo anche un pochino alzando il piedino e portando la taglia cuci in posizione, il nostro materiale in posizione. Potreste avere un po' di pelo che vi dà fastidio, ma voi piano piano procedete lentamente e aiutate la macchina ad avanzare.
fate sempre in modo di allineare anche gli angolini. Quando si arriva in prossimità di un angolo si esce completamente e poi si riparte facendo l'altro angolo in questo modo. E voilà, abbiamo unito così il fronte e il retro, quindi la fodera con la pelliccia, e la nostra tasca del davanti è pronta. A questo punto abbiamo pronti tre elementi che dobbiamo assemblare insieme. Quindi prendiamo il nostro rettangolo grande di ecopelliccia, la parte del davanti e la fodera dell'interno. Come li dobbiamo mettere? Innanzitutto dobbiamo guardare sempre la direzione della pelliccia. Quando facciamo la nostra borsa vorremmo che il pelo della patta davanti andasse verso il basso, quindi questa è la parte superiore della borsa e lo teniamo qua. Questa che è la parte inferiore deve venire chiusa con la sua tasca, che andremo a mettere dritto contro dritto con il bottone verso il basso, così, in questo modo. Poi, come ultimo passaggio di assemblaggio, dobbiamo prendere la fodera con il bottone sempre verso l'alto e il dritto verso il dritto della borsa e la andiamo a posizionare sopra gli altri strati, quindi creando così questo panino, questo sandwich con tutte le cose sistemate, facendole anche combaciare lungo i bordi. Ora, per cucire queste parti, siccome la pelliccia è un pochino elastica, consiglio di imbastire. Quindi adesso mi metterò con molta pazienza a fare questo lavoro di imbastitura, quindi seguendo tutto quanto il nostro profilo e lasciando aperta solo la parte inferiore della borsa. Utilizzate naturalmente del filo da imbastire, che è un filo particolare perché si spezza molto facilmente, quindi comprate sempre filo adatto e aghi adatti, ago per cucitura a mano. Fate un nodo in fondo al filo e poi cominciamo a cucire nell'angolino in basso, allineando perfettamente fodera, la tasca e la parte del retro. Quello che dobbiamo anche stare attenti a fare è infilare il pelo verso l'interno, quindi accarezzatelo in questo modo facendolo rientrare in modo così che non venga cucito esternamente. Poi iniziamo a cucire facendo dei punti un po' lunghi per far sì che i nostri tre strati rimangano belli aderenti e soprattutto in posizione. Bene, ho finito il lavoro di imbastitura, adesso dobbiamo andare a cucire. Essendo che ci troveremo degli strati molto spessi da passare sotto la macchina, non è un lavoro ideale da fare con la taglia e cuci, quindi lo dobbiamo fare con una macchina. Però dobbiamo avere una buona macchina, una macchina potente, e noi oggi ce l'abbiamo. Questa macchina è perfetta, è la Q132A, è una macchina con 32 punti, ma soprattutto una macchina con motore potenziato, ideale proprio anche per le sarte più esperte. Con la sua placca in metallo rende la macchina estremamente robusta anche per i lavori che richiedono maggiore forza di cucito. Allora, usiamo quindi questa macchina. Io mi metto
comoda qui, ho impostato il punto dritto e quello che devo fare è semplicemente andare a cucire sopra l'imbastitura che ho precedentemente fatto. Naturalmente parto con un avanti indietro, quindi faccio qualche punto avanti e qualche punto indietro per dare una saldatura del punto e poi procedo in questo modo lungo i tre lati che ho imbastito. Quando arrivo a un angolo, abbasso l'ago, alzo il piedino e ricomincio a cucire nell'altra direzione e faccio la stessa cosa anche una volta arrivati nell'altro angolo. Quindi mi fermo, abbasso l'ago, alzo il piedino e giro, così il mio tessuto rimane fermo e il mio ago mi fa da perno. Vedete che con l'imbastitura è veramente molto facile, non mi devo preoccupare di mantenere i tessuti allineati perché è già tutto quanto imbastito e in questa fase non dovete essere estremamente precisi, non vi preoccupate che la borsetta verrà benissimo e anche il pelo vi aiuterà a magari nascondere qualche piccolo errore se non siete andati proprio dritti. Eccola qua cucita la mia borsetta con il lato aperto. Adesso vediamo che cosa dobbiamo fare per continuare. Adesso dobbiamo rimuovere tutta l'imbastitura, quindi ci aiutiamo magari con delle forbici. Vedete come si strappa via bene questo filo, perché è un filo apposta per l'imbastitura. Se fosse stato un filo normale da cucito, naturalmente avremmo fatto più fatica. Possiamo prendere anche i punti di imbastitura che sono larghi apposta per poi tirarli e strapparli in questo modo. È veramente molto semplice, naturalmente richiede un pochino di tempo e di pazienza, però come vedete si riesce a fare molto molto facilmente. Qua e anche questo lavoro è stato fatto. Ora dobbiamo semplicemente rivoltare il nostro lavoro. Andiamo a vedere che cosa abbiamo ottenuto. Quindi infiliamo una mano all'interno e sfoderiamo così la nostra bellissima borsetta. Guardate che già prende forma. Quindi dobbiamo assicurarci naturalmente di spingere bene tutti gli angolini e tirare fuori un pochino anche il pelo delle cuciture. Se trovate qualche altro punto di imbastitura basta toglierlo così mentre lo vedete. Quindi sistemiamo per bene tutto quanto il nostro perimetro, spingendo così con le mani o aiutandovi con delle forbici o con degli strumenti per rivoltare. E voilà, ecco qua la nostra borsetta. Adesso dobbiamo chiudere il fondo semplicemente con una cucitura. In questo caso potete decidere di imbastire anche qua per fare in modo che i tre strati rimangano aderenti, oppure una sarta un pochino più esperta può andare direttamente alla macchina a cucire il fondo per chiudere la nostra borsetta. Ecco qua cucito anche il bordo inferiore, adesso ci basta solo dare una pulitina con la tagliacuci naturalmente. Eccola qua la nostra rifinitura taglia e cuci. Naturalmente se volete un qualcosa di ancora più rifinito potete attaccare anche dello sbieco, però comunque questa rifinitura rimane all'interno della borsa, quindi non si vede. Giriamo a questo punto la borsa sul dritto, così la vediamo completamente finita. Ecco, e facciamo anche la verifica che il nostro bottone calamitato sia posizionato nel punto giusto. Vedete qua, qua. E voilà,
la borsa è chiusa. Questa potrebbe essere anche una pochette da portare così normalmente a mano, però se vogliamo andare a mettere una tracollina possiamo utilizzare una catena. La catena si comprano di tantissimi colori diverse, io ho scelto questo colore un po' dorato, andiamo a misurare esattamente la misura che vogliamo ottenere in base alla nostra altezza, insomma dove vogliamo farla arrivare, e quando abbiamo scelto la misura dobbiamo aprire la catena utilizzando semplicemente delle pinze, quindi tiriamo la catena da una parte in modo da aprire uno degli anelli, delle maglie, togliamo quello che non ci serve e adesso abbiamo la catena della lunghezza giusta. Per attaccare la catena ai lati della nostra borsa non c'è bisogno di fare niente di particolare, basta ago e filo nero e andare a fare una cucitura proprio sul punto in cui si apre la borsa, qui sul lato. Quindi abbiamo fatto un piccolo nodo che verrà poi nascosto anche dal pelo che abbiamo, quindi il pelo ci fa gioco anche per questi piccoli particolari, facendo semplicemente qualche punto di cucitura fissiamo così la nostra catena, la nostra tracolla alla borsa. Insomma, come vedete, ci vuole veramente poco per realizzare una borsetta che potete farvi anche il giorno stesso prima di uscire con le vostre amiche e andare a festeggiare la festa delle donne insieme appunto alle vostre amiche. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto e mi raccomando, non andate via perché adesso c'è la scuola di cucito. Ed eccoci arrivati ad un'altra puntata della scuola di cucito. Allora, una cosa che mi chiedete tantissimo è: ma tutti quei punti che hanno le macchine, che cosa servono? Vediamo insieme quali sono i punti più utilizzati e a che cosa servono. Tutte le macchine per cucire hanno una serie di punti, chi più e chi meno. Sia le macchine meccaniche, dove la selezione dei punti avviene attraverso una manopola, sia le macchine elettroniche, dove la selezione dei punti avviene digitalmente spingendo dei bottoni. Le macchine, oltre a scegliere il punto, possono impostare la lunghezza del punto e la larghezza del punto. Vediamo per esempio come realizzare un zigzag più o meno largo e stretto. Adesso scegliamo tra i nostri punti il zigzag che vediamo qui rappresentato con questo disegno. Poi scegliamo una lunghezza del zigzag, cioè quanto deve essere lungo, quindi più o meno lungo, diciamo per esempio 3 mm di lunghezza. E quanto deve essere largo il nostro zigzag? Andiamo a scegliere una larghezza, diciamo sempre di 3 mm per averlo equilatero, così dicendo. Prendiamo un pezzo di stoffa e andiamo a vedere il nostro punto. Quindi abbiamo selezionato punto, lunghezza e larghezza e vediamo quello che otteniamo. Se vogliamo andare a stringere la nostra lunghezza, andiamo sempre ad agire sulla manopola della lunghezza e vediamo che rimane largo uguale ma più corto. Se vogliamo invece stringere la larghezza, oppure allargarla, in questo caso possiamo provare ad allargarla, vediamo che abbiamo la stessa lunghezza ma una larghezza diversa del nostro punto. Quindi quello che otteniamo alla fine è lo stesso identico punto, però fatto in modo diverso a seconda della larghezza e della lunghezza che andiamo a impostare. Detto questo, che si può applicare a tutti i punti della macchina, vediamo invece una panoramica veloce, spostiamo leggermente la nostra macchina, per vedere che tipi di punti potete trovare nel cucito. Avrete dei punti dritti, che possono essere appunto più o meno lunghi per fare anche un'imbastitura, punti elastici che sono quelli che di solito tornano un po' indietro o hanno un pochino di zigzag. Poi ci sono i vari zigzag, quello semplice che abbiamo fatto adesso, quello triplo stitch che è un zigzag elastico che fa il zigzag con più punti e quello elastico rinforzato che ripassa sullo stesso zigzag per dare un rinforzo maggiore. Questi sono i punti utili. Poi ci sono i punti di sopragitto, cioè per andare a rifinire i bordi, come in questo caso, in questa pezzettina lo vediamo qui di fianco. Quindi abbiamo il semplice sorfilo a destra e a sinistra, il sorfilo elastico per i punti elasticizzati, sempre a destra e a sinistra, e il doppio sorfilo. Così come possiamo fare gli orli?
L'orlo invisibile è questo tipo di punto che si ottiene poi andando a cucire un tessuto piegato in questo modo. Vedete che ci ha dato, cuciamo in questo modo, pizzichiamo il lembo e quando apriamo abbiamo un orlo invisibile. Se lo fate dello stesso colore del tessuto, chiaramente non lo vedete. Poi abbiamo l'orlo invisibile elastico che è fatto in questo modo. Alla fine passiamo ai punti decorativi. Questi ce ne sono di diverso tipo, a seconda della macchina che avete potete trovare punti pieni, punti croce, appliqué e punti decorativi per divertirvi a decorare appunto le vostre creazioni. L'ultima utilità della macchina per cucire è fare le asole. Ci sono macchine che hanno solo un'asola e macchine che hanno diversi tipi di asole, possono attaccare i bottoni così come possono creare il rammendo. Anche per oggi la puntata è terminata, che dire, io trovo che questa borsetta sia davvero adorabile, infatti penso che la indosserò subito e andrò subito fuori con le mie amiche a fare un bel aperitivo. Ciao ciao!